la partita comunque sappiamo poteva essere complicata perché Verona, anche se l'avevamo incontrata già in Coppa, abbiamo visto sia nel primo insomma che nell'ultimo set che ci poteva dare filo da torcere, è stato così stasera, siamo stati molto bravi a rimanere attaccati anche se non abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo, però questi sono punti che poi alla fine pesano, quindi dobbiamo essere comunque contenti. Fase iniziale forse vi ha penalizzato un po' poca aggressività, dopo l'avete ritrovata? Sì, siamo partiti un po' contratti, non so se era poca aggressività, però sappiamo magari che partire bene sarebbe stato d'aiuto, siamo partiti invece un po' contratti, loro sono stati bravi, insomma anche spinti da un bellissimo pubblico ad aggredirci, però magari ecco ci serve ancora di più perché erano situazioni in cui fino adesso non ci eravamo mai trovati e siamo contenti insomma di averla presa nel verso giusto. Siete rimasti concentrati nella partita in cui l'arbitraggio non è stato impeccabile, però è stata molto brava a chiamare tutti i videocheck necessari e vedere il solito chiamuro, le vostre due decisioni contestate invece erano di quelle che non si possono chiamare, tipo quella del terzo set, ma non vi siete fatti distrarre. Sì, è stata una partita che io dico fortunatamente si è accesa a un certo punto perché ecco noi magari mancava proprio quello, no? Una piccola scintilla per darci il via, quindi gli arbitri penso che comunque è stata una partita di alto livello, quindi non erano facili le decisioni che hanno dovuto prendere e vanno interpretate così, secondo me sarebbe sbagliato insomma nel caso di un errore arbitrale perdere i successivi 2-3 punti dopo, sarebbe triplicato poi l'errore, quindi vanno presi come li abbiamo presi stasera. Dopo la Lupe domenica, primo big match della stagione. Sì, sarà bellissimo, sarà un Pallapianini pieno, sono quelle partite insomma che fa piacere giocare e noi siamo orgogliosi insomma di poterla giocare nel... Sì, sì, era una gara difficile, sapevamo che secondo me la prima gara fuori casa così difficile, però abbiamo iniziato un po' così così, però poi abbiamo messo più aggressività, più testa per vincere, e era importante perché arriva Macerata, era importante arrivare contro Macerata con fiducia e era importante reagire dopo questo primo set. Prima gara lunga, tra le altre cose, dai tempi della Supercoppa, vi fa comodo, visto che c'è una partita molto importante domenica, stare in campo tanto con un avversario che te lo ripiglia alti? Sì, sì, anche questo, era importante vincere i tre punti perché spegni meno energia, arrivi più veloce a casa anche, quindi no, è vero, è molto importante, quindi va bene così, 3-1, tre punti e iniziamo a preparare la gara contro Macerata. Ecco, di nuovo la Luna, ha vinto 3-0 con Trento, Pazzari però molto tirati, quasi tutti i vantaggi. Sì, sì, sappiamo tanto che Macerata è una squadra molto forte, abbiamo già perso una gara contro loro in Supercoppa, quindi adesso prepariamo bene bene già da domani e arriveremo pronti domenica. Cosa vi siete detti al finire del primo set? Cosa che non è andato? Ma secondo me l'inizio soprattutto e poi l'aggressività, perché non abbiamo messo aggressività dal primo punto, abbiamo aspettato un po' troppo e non è stato abbastanza, dobbiamo giocare dal primo punto e il primo set non l'abbiamo fatto, abbiamo aspettato loro errori, abbiamo aspettato di forse anche nostra battuta fa più danni e invece dobbiamo essere pronti a giocare dal primo punto su tutti i fondamentali del gioco e dopo l'abbiamo fatto. L'arbitro ti ha fischiato quella palla che una magia, abbiamo parlato di questi tocchi di seconda, come la prende la seconda testa? Cioè colpa tua, colpa dell'arbitro? No, dall'arbitro. No, non so, no, però c'è la decisione dell'arbitro, non si può dire niente. Un altro non l'avrebbe fischiato, questo l'ha fischiato, pazienza. Grazie mille. Grazie. Il primo set abbiamo sofferto una recessione e da lì il nostro attacco e tutto il nostro gioco non è stato abbastanza fluido. Alla fine del set, verso fine del set siamo riusciti a beccarli, però come al solito sempre manca un punto, un tocco, un video check, perso il set, non avevamo più tempo e niente a perdere, dobbiamo trovare subito l'aggressività in campo, la determinazione e di aggredirli. Questo era il piano della partita e sinceramente io la considero come una partita molto importante questa, molto molto importante. Si arriva domenica alla fine di questo periodo in cui si è giocato ogni 3 o 4 giorni, poi ricomincerete a fare tra virgolette il vostro lavoro durante la settimana, pianificare bene le cose. Come arriva Modena a questo appuntamento, quello di domenica?
non c'è nessuna importanza come arriva, è importante come finiamo la domenica. Sì, ho detto, appena ho detto che la partita contro Verona lo considero molto importante, ma quella di contro Civitanova è ancora più importante. È sempre così, sempre più importante è quella prossima. Quindi noi, a prescindere dalle condizioni fisiche, stanchezze e tutto, lasciamo tutto da parte, usciamo al campo per aggredire gli avversari. Rispetto lo abbiamo di tutti, però non abbiamo paura di nessuno. Elvin Capezzi sta prendendo il centro della scena, due partite consecutive da MVP, oggi 28 punti. E non so cosa devi dire, Elvin, questo è il suo ruolo, lui deve giocare a questi livelli qua. Si gioca peggio di oggi, gli facciamo la multa.